Che cosa successe? Ora ve lo faccio vedere. Un uomo che è un monumento, attore, produttore, baronetto, Michael Caine è un pezzo di storia del cinema mondiale, in qualche modo del costume. Adesso con questo documentario My Generation vuole raccontare più che il suo cinema, la sua generazione. Un mondo, quello degli anni 60, del dopoguerra, in cui davvero tutto era possibile. Gli anni dei Beatles, di Twiggy, dei Rolling Stones, ma c'è molto di più. D'altronde nel 1960 Michael Caine aveva 27 anni e per lui si aprivano orizzonti infiniti. Se dovesse definire in tre aggettivi quel momento storico, come lo fareste? È stato un periodo pazzesco. Dopo la guerra tutto era possibile. La classe operaia a cui io appartengo e da cui provengo ha fatto passi da gigante. Se volevi fare qualcosa, se eri tosto, tutto era possibile. Mia madre faceva la donna delle pulizie, mio padre era uno scaricatore di porto, eppure hanno tirato su tutta la famiglia. Siamo nati durante la Grande Depressione in Inghilterra, e poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, e poi siamo diventati diciottenni in cerca di una carriera, di una possibilità di farcela. Poi ci sono stati gli anni 60, dove ci si voleva divertire, le persone volevano vivere, avevamo un grande affare per divertirci. No time to wallow in the mire. Manca, aggiungiamo noi, per lavorare e costruire una carriera. Caine ha interpretato titoli indimenticabili come Alfi, Gli Insospettabili, che l'hanno portato dritto dritto a premi e riconoscimenti, successi decennali come l'Oscar per Anna e le sue sorelle, ma anche film più recenti come Youth, Giovinezza di Sorrentino e persino ruoli pop ed iconici come Il Maggiordomo di Batman. La città ha bisogno di me. La città ha bisogno di Bruce Wayne. Un entusiasmo che brilla anche oggi intatto negli occhi del giovanotto. Quello che abbiamo provato a fare è mostrare come eravamo e come tutto questo si possa rivelare fondamentale per l'oggi. Tutti i giovani oggi hanno il computer, il telefonino, c'è anche chi ci gira i film. I ragazzi sono molto più intelligenti, più smart di quanto eravamo noi. Ma mi chiedo se abbiano la nostra stessa intraprendenza e lo stesso entusiasmo. Quello che avevamo noi negli anni 60, a mio avviso, è rimasto insuperato. Il libro con le vecchie regole veniva strappato e buttato via. La mia generazione pretese un nuovo inizio.